La terza uscita stagionale del Teramo restituisce la sensazione che l'amichevole di mercoledì col Capistrello e i carichi di lavoro di Celano siano ancora tutti da assorbire. La squadra di Bruno Tedino batte un coriaceo Pucetta, ma lo fa tra le difficoltà in attesa di una gara nella quale l'avversario gioca al massimo delle proprie potenzialità. È un terreno di gioco che già dopo pochi minuti tradisce il diavolo. Dopo il vantaggio lampo di Piacentini di testa, al sesto si fa male Soprano ed è una tegola per un reparto che già doveva fare a meno di speranza. Il ritmo non è sostenuto, più di uno scroscio di pioggia torrenziale si abbatte sul Barbati e nonostante la buona volontà i biancorossi provano ad imbastire trame di gioco che spesso però non trovano la stoccata finale. Ci sta dopo 48 ore dall'ultima uscita. Così capita che il primo tempo termini col Teramo in vantaggio solo di un gol e che nella ripresa, addirittura dopo aver fatto qualche sostituzione, il diavolo subisca la prima rete della nuova stagione. Tomei non è perfetto nel disimpegno, Mercogliano fa il resto a porta sguarnita. Il diavolo prova subito a tornare in vantaggio e ci va vicino in più di una circostanza, ma serve la coppia tra virgolette di scorta per mettere la freccia. Berligea ribadisce alle spalle di Dell'Unto il servizio col contagiri di Persia, due giri di lancette e sempre l'ex Palermo sfrutta un controllo approssimativo di Mercogliano in area di rigore per portare a tre le reti dei suoi. Poker calato a stretto giro da Pinzauti, slalom in area di rigore, Birligea lo rifinisce, l'ex Pontedera scarica una stoccata precisa alle spalle del portiere. Punteggio corroborato nel finale da Minelli per un 5-1 che Tedino prende e conserva in attesa che il mercato gli porti quello che ancora gli manca. Prossimo appuntamento giovedì prossimo contro il Penne. È la mia occasione per rilanciarmi in questa piazza dove c'è entusiasmo. E adesso mi sono integrato subito bene col gruppo, e stiamo lavorando bene, anche oggi nei test abbiamo dimostrato, quindi c'è da continuare di questo passo. Lo farai in una posizione strategica nel 4-3-1 di Tedino, insomma tra le linee la posizione un po' ti si addice di più? Sì, è il ruolo che mi piace di più, svariare tra le linee, farmi pescare dai miei compagni per poi sviluppare il gioco in verticale in avanti. Stiamo lavorando i nuovi concetti del mister, quindi bene. Ti abbiamo visto anche, spesso e volentieri, anche andare in gol, che non fa mai male. Certo, no, quella è una cosa in più che fa piacere, è un frutto del lavoro, degli allenamenti. Come ti trovi con gli attaccanti? Oggi ti abbiamo visto prima con la coppia tra virgolette titolare, poi con quella tra virgolette di riserva. No, non ci sono titolari e riserve, adesso è ancora presto per parlare di questo. Mi trovo bene con tutti, stiamo girando anche negli allenamenti, quindi un po' con uno, un po' con l'altro davanti. Non ci sono particolari preferenze, la squadra, come ho detto, lavora bene, quindi l'importante è continuare così. Un brivido nel primo tempo, ti abbiamo visto per qualche istante a terra, hai avuto paura di esserti fatto male? No, è solo un contrasto di gioco che capita, meglio così che non sia successo niente.